Grazie Presidente, grazie a tutti coloro che hanno presenziato i lavori di quest'Aula oggi, consiglieri, rappresentanti delle Consulte che hanno, qualcuno è ancora rimasto qui in Aula a seguire i lavori. Li ringrazio per il loro contributo, per la forza e la determinazione in quello che fanno ogni giorno. Vedete, con questo atto mettiamo in primo piano gli interessi delle persone anziane, delle persone con disabilità, all'insegna della centralità dell'individuo. Abbiamo detto che ci sarà un percorso partecipato che dovrà portare alla definizione di un regolamento anche questo che dovrà transitare ovviamente nell'Aula Giulio Cesare. Questa, vedete, è una sfida importante che la città, che Roma Capitale deve affrontare per divenire una città da prendere esempio nel panorama nazionale, non solo, in termini di raggiungimento di un obiettivo chiave che è quello dell'inclusione sociale, un obiettivo enorme ma un obiettivo degno di una società civile. E noi crediamo che lo strumento del budget di salute, già sperimentato in diversi altri contesti regionali, sia lo strumento più idoneo per fare un balzo in avanti. Perché, come è stato ricordato, non si tratta di uno strumento di mera gestione economica, ma uno strumento che consente di mettere a sistema tutte le risorse umane, tecnologiche, gli spazi, il know-how che è maturato a Roma Capitale. Perché è vero, non è tutto da buttare via, assolutamente no, ci mancherebbe, però è importante fare un cambio di paradigma, un passaggio che ci consenta di abbattere in maniera strutturale le barriere culturali. Ed in questo percorso l'ente pubblico, come dicevamo, deve smettere di essere un mero erogatore di tariffe, deve ritornare ad essere il coordinatore, ad essere colui che progetta i progetti, scusate il bisticcio di parole, che riguardano le persone. E deve farlo coordinando, programmando tutto ciò che ruota intorno alle persone con disabilità, alle persone anziane, la persona stessa, la famiglia, gli enti no profit, quindi le associazioni, gli enti anche profittevoli di promozione sociale, le cooperative, affinché essi diventino coproduttori e responsabili anch'essi del benessere delle persone non autosufficienti. Tutti i soggetti coinvolti nel progetto devono divenire nel loro complesso gestori ed esecutori, ma non solo, avere un ruolo nella coprogettazione dell'intervento sin dal suo avvio. È necessario passare dalle parole ai fatti, realizzare una comunità solidale, assessore, nella quale, come abbiamo tante volte detto, nessuno resta indietro. Voteremo favorevolmente. Grazie.